importante evento per la nostra città, la restituzione della Chiesa di Santa Croce ai suoi cittadini e soprattutto il restauro dell'antico organo oggi funzionante. Ricordo che l'organo di Santa Croce è datato 1778, è stato costruito dai fratelli Concone, conosciuti maestri organali dell'epoca, ed è l'unico esemplare in Europa così antico, integro in ogni sua parte. Ne è testimone il maestro organaro, il restauratore, che per 5 lunghi anni ha lavorato al restauro dello strumento. Sono state restaurate anche le parti in legno, quindi la cassa lignea che lo contiene e la cantorina, che è la balconata adiacente. Tutto questo è stato possibile grazie al finanziamento a diverso titolo della città di Rivoli, della Compagnia di San Paolo di Torino, del Rotary Club di Rivoli. Ed è anche stato possibile grazie alla collaborazione di uffici, enti, organizzazioni, istituzioni coordinate dalla dottoressa Tiziana Carnino e da Patrizia Loiodice presenti questa sera, perché è stato un lavoro lungo, un lavoro importante, un lavoro di squadra. Tra il pubblico vedo anche Laura Gersi, che è stata l'assessore alla cultura che diede l'impulso a questo progetto. Poi c'è Luciana Serpi, la geometra che diede inizio alla direzione lavori di tanti restauri anche prima dell'organo. Oggi Santa Croce ritorna ad essere disponibile per le funzioni religiose della parrocchia che ne ha la proprietà e per concerti di musica classica come quello di questa sera, che saranno organizzati prevalentemente dall'Istituto Musicale Città di Rivoli. Allora, prima di parlare di musica e del concerto, abbiamo alcuni brevi interventi istituzionali, quindi chiamerei subito il sindaco Andrea Tragalloni. Grazie. Beh, io devo dire che vieni qua subito. Facciamo un applauso a questa signorina che è stata la che insieme qui, secondo in Pantea, hanno, come dire, dato cuore, soprattutto la passione e la sostanza per arrivare a questa serata importante. Io credo veramente che momenti come questi abbiano qualcosa di magico, perché riaprire e varcare il portone della chiesa, ricordo, c'era anche la posizione organizzativa, Vincenzo Busino, facciamo anche un applauso. Insieme a lui e a pochi altri, cioè mascherine tipo Ghostbuster, varcammo i portoni di queste chiese qua per fare un po' il punto della situazione, che poi il punto della situazione è piuttosto soprassedere. Io porto il saluto da parte dell'amministrazione comunale, mi fa piacere qui questa sera ci siano tanti assessori e consiglieri comunali presenti. Grazie per la vostra presenza, grazie anche alle forze dell'ordine che immancabilmente siete sempre presenti in mezzo a noi e svolto insieme a noi. Devo anche, come sempre ho fatto, anche ringraziare chi in qualche maniera, come hai fatto tu prima, Laura Gersi, che l'avete qui presente, l'assessore, ex assessore alla cultura, perché in qualche maniera questo percorso che oggi inauguriamo è stato, come dire, partorito in qualche maniera, le basi sono state date dalla precedente amministrazione. Siamo stati bravi insieme agli uffici, competenti, quindi la cultura, il cuore pulsante della nostra città, a riuscire ad arrivare a questo.
questa sera, sentendo quelle che sono poi le note, soprattutto la musica che riempirà, diciamo così, questa chiesa qua, ma anche gli ambienti. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, l'avevo ringraziato. Lui? Lo conosci? No. Non ancora? Allora faccio un voto. Vabbè, io sto secondo il copione. Bene, grazie a voi tutti, grazie alla presenza, ma soprattutto alla testimonianza di questa serata. Penso che porteremo ognuno di noi a casa un momento magico. Grazie Laura e grazie a voi tutti e ringrazio anche chi c'è dietro le quinte, saranno le signore, i signori che ci metteranno qualche canto mi pare, le facciamo solo spettatori. Avete pagato il biglietto? Ok, perfetto, possiamo procedere. Grazie Laura, buon proseguimento. Rapporti sociali attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso semplicemente l'incontro,
anche attraverso il fatto che qualcuno entra in una chiesa vuota ed è in qualche modo un momento di riversamento della propria vita, della propria esistenza, magari di ripartenza di situazioni di difficoltà, quindi un'utilità grandissima. Cioè noi dobbiamo veramente amare queste strutture e lo vediamo, l'avete amato come cittadino, abbiamo amato, no? Come parlo, come istituzione, sindaco, e devo dire grazie al sindaco per questa continuità e questa capacità, per il modo di portare a terra dei progetti che non sono dei progetti di un'amministrazione, sono progetti di città, sono progetti di tutti, di queste cose che sono dei beni comuni e che tra l'altro, ecco, qui poi vi taccio perché voglio, insomma, facciamo poi no, parlare della musica, però questo è un luogo di grandissimo valore anche sociale e civile. Confraternita di Santa Croce, 1521, primo ospedale di Rivoli praticamente. In una situazione, come sapete, la situazione sociale di quegli anni, no? con la povertà e le situazioni di difficoltà, una società civile che ci mette il proprio impegno per venire incontro alle fasce deboli, più poveri, malati. E poi continua, e poi questa chiesa viene costruita subito dopo la pestilenza, no? Per tantissimi anni e poi loro hanno questa meraviglia, proprio la celebrazione anche di questa possibilità attraverso questo spazio di pregare, di rendere onore al Signore. Io devo dire grazie come diocesi per la cui riporta i saluti di tutti i suoi componenti e grazie per questo modello veramente vincente e grazie a me perché hai fatto un lavoro. È stato un lavoro di squadra. E poi un lavoro di squadra. Ed è questo l'elemento vincente, cioè la guerra insieme. Delegato del Rotary durante tutti gli anni di restauro dell'organo.
soci, agli amici e alla cittadinanza tutta. È una delle nostre perle, questa piccola chiesa, l'abbiamo adottata anni fa nell'ambito dei nostri servizi per cercare di dare più giorni di apertura alla cittadinanza, lo rifaremo, è vicino al centro, è vicino al cuore dei riblesi. Noi cerchiamo di mantenere nel nostro 21° anno di vita un rapporto con la cittadinanza, fatto di servizio, fatto di aiuto concreto, fatto di aiuto morale. Questa è un'operazione che durata alcuni anni, l'abbiamo pensata, l'abbiamo voluta, l'abbiamo realizzata. Siamo felici di aver potuto dare anche noi il nostro piccolo contributo, così come tanti altri piccoli monumenti della città hanno avuto un nostro piccolo segno tangibile. Grazie, buona serata e buon concerto a tutti. E sicuramente organizzatore anche dei prossimi, Filippo Bulfamante. Grazie Laura, buonasera, sarò a mia volta il più veloce possibile. Io desidero ringraziare il maestro Riccardo Doni per aver accolto il nostro invito e per aver costruito e preparato un programma musicale che mettesse in risalto e valorizzasse quanto più possibile le caratteristiche tecniche e specifiche di questo strumento che oggi torna a nuova vita. Ringrazio a mia volta l'amministrazione, tutte le realtà, le persone che hanno contribuito alla restituzione, al recupero, non solo, come si è detto, di questo strumento, ma di questo luogo. Il mio impegno come direttore dell'Istituto Musicale Cittadino sarà quello di valorizzare ulteriormente questo luogo attraverso la musica e, riprendendo le parole e le riflessioni di chi mi ha preceduto, restituendo bellezza alla comunità cittadina e non solo. A partire già dai prossimi 30 settembre e 1 ottobre, quando qui in questo luogo si svolgeranno i concerti organizzati dall'Istituto Musicale in occasione dello scambio culturale che l'Istituto avrà con la Musikschule di Ravensburg. Quindi ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno permesso e permettono che tutto ciò sia possibile. Ringrazio tutti i presenti e auguro buon ascolto e buon concerto.